Buonasera, buonasera a voi. Allora, inizio subito nel dirvi che nella descrizione di questo video ho aggiunto un link, un video che arriva dalla Germania, un video molto breve di 2 minuti, sottotitolato, un video che ci parla in una maniera molto originale di numeri, in maniera estremamente eloquente. E ci fa capire esattamente come stanno le cose. Nel video del pomeriggio, dopo le 2 settimane di sospensione che ho subito, vi ho parlato ancora una volta di censura, quanta questa censura si sia anche manifestata negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. A proposito, ancora una volta saremo costretti a passare una Pasqua in casa, ancora una volta ci saranno i lockdown, ancora una volta fino al 30 di aprile le attività non potranno riprendere. Con Mario Draghi non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quelli che erano i DPCM di Giuseppe Conte. L'unica differenza è che Mario Draghi parla un po' di meno, ma nei fatti si comporta esattamente alla stessa maniera come il suo predecessore. Nel pomeriggio, inoltre, vi ho fatto un accenno a questo gravissimo atto compiuto da Bruno Vespa durante la sua trasmissione Porta a Porta, dove a un certo punto ha zittito, togliendogli la parola, oscurandolo in pratica, il dottor Mariano Amici, perché a Bruno Vespa non piaceva quello che in maniera estremamente corretta stava dicendo il dottor Amici. Io ho avuto modo di criticare in passato Mariano Amici, quando ad esempio era stato protagonista nelle trasmissioni di La 7, in particolare nella trasmissione di Giletti, dove aveva a un certo punto perso le staffe. Da un lato era comprensibile, ma dall'altro noi dobbiamo sapere che queste, per noi che la pensiamo in una certa maniera, sono delle occasioni. Dobbiamo mantenere la lucidità, perché chiaramente l'obiettivo delle televisioni nazionali non è quello di apparire buonisti e quindi di farci parlare, di farci dire la nostra opinione, ma il loro obiettivo è quello di massacrarci. È quello, attraverso un atteggiamento scorretto, di innervosire il proprio interlocutore e quindi poi in qualche modo di poterla avere vinta. E invece bisogna sempre mantenere la calma, come ha fatto in questa circostanza il dottor Mariano Amici. Bravo in questa occasione, ha semplicemente detto quello che era il suo punto di vista. Ha sottolineato che in sostanza l'intervento in studio del dottor Remuzzi non era un intervento scientifico, ma non chiaramente perché il dottor Remuzzi non sia in grado di farlo, ci mancherebbe altro, perché in quella circostanza ha parlato più che altro di miracoli. E invece, giustamente, il dottor Amici sottolineava il fatto che noi dobbiamo rimanere sul scientifico e non parlare di miracoli. Quindi, tornando a Bruno Vespa, l'atto che lui ha compiuto è un atto gravissimo. Però, per chi ha avuto modo di ascoltare il video del pomeriggio, ha notato che io in questo video dicevo che però durante questa trasmissione è avvenuto un altro fatto estremamente grave. Oserei dire quasi grave alla stessa maniera. Ora, come accade spesso, i miei amici della Lega mi criticheranno perché ogni qualvolta si mette in evidenza un qualcosa di sbagliato che gli uomini della Lega hanno fatto, c'è una parte del mondo leghista che non l'accetta perché per queste persone non bisognerebbe mai criticare l'operato di Matteo Salvini e l'operato della Lega. Chi invece mi conosce da tanto tempo sa che io non la penso in questa maniera, e questo malgrado io da molti anni voti Lega e sia un leghista convinto. Però rimango sulle mie posizioni, quando non sono d'accordo lo dico
come in questa circostanza. Qual è il fatto? Se avete notato, e magari se invece non avete presente questa cosa, andate a rivedervi il video, in studio era presente Romeo, senatore della Lega. Ora, la cosa che mi ha lasciato assolutamente esterrefatto, basito oserei dire, è che Romeo non è assolutamente intervenuto. E questo è un fatto gravissimo. Io mi sarei aspettato che Romeo intervenisse, che dicesse a Bruno Vespa: ma come? Cosa sta facendo? Questo è inammissibile, il suo comportamento non è accettabile. Addirittura, se io fossi stato nei suoi panni, avrei lasciato lo studio di porta a porta. Invece, per chi ha avuto modo di vedere la trasmissione, Romeo non ha battuto ciglio, è rimasto assolutamente in silenzio. E questo chiaramente non è accettabile. Così come, a meno che non mi sono perso degli interventi e sarete voi a segnalarmeli, non mi pare che la Lega e anche il mondo del centrodestra sia intervenuto su questa faccenda. Così come spesso su queste cose rimane un assoluto silenzio. L'unico deputato che in settimana è intervenuto, il deputato Cabras, è intervenuto a proposito del fatto che sia stato cancellato, che sia stato chiuso il canale di BioBlu, ed è intervenuto per chiedere una interrogazione parlamentare. Onore al deputato Cabras. Ma ripeto, io mi sarei davvero aspettato da parte della Lega un intervento da questo punto di vista, una critica molto netta nei confronti di Bruno Vespa, ma soprattutto mi sarei aspettato un intervento in studio da parte di Romeo, cosa che ahimè non c'è stata. E su questo vorrei anche sentire e ascoltare il vostro parere. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata, ne approfitto per augurarvi buona Pasqua, comunque domani molto probabilmente in ogni caso ci sentiremo. Buona serata, a domani.